Esercizi commerciali in protesta ad Andria, dove i lavori per l'interramento ferroviario stanno penalizzando i gestori delle attività del centro cittadino. La tratta che collega il comune federiciano a Barletta, stando alle tempistiche del piano di ripresa e resilienza, riaprirà soltanto nel 2027, mentre il traffico di studenti e pendolari dalle altre città limitrofe riprenderà a pieno regime dal 3 aprile, con la riapertura della tratta Andria-Corato. Troppo poco per fronteggiare nel breve un bilancio economico in perdita. I danni, ma danni reali li stiamo contando non solo per gli esercizi commerciali a sede fissa, i bar, pubblici esercizi, ma anche per il mercato. Ricordiamo che un'intera arteria via Bruno Buozzi fu spostata proprio a causa dell'inizio di questi lavori. Ci dissero che i tempi sarebbero stati rispettati, che addirittura ci sarebbero state delle penali enormi per ogni giorno di ritardo. Oggi addirittura apprendiamo che la tratta Andria Barletta chissà quando sarà aperta, forse addirittura si parla del 2027. I tempi dei politici sono estremamente diversi da quelli degli imprenditori. Noi stiamo portando avanti una battaglia per la zona PIP, abbiamo avuto un incontro recentemente con gli imprenditori che vogliono abbandonare la nostra città. Numerosi gli esercenti in difficoltà, prossimi alla chiusura dopo Covid, caro bollette e la prospettiva di un decennio senza la tratta Andria Barletta. L'amministrazione comunale ha chiesto pazienza a residenti e commercianti, ma il tempo rischia di scadere a breve. Durante il periodo Covid queste imprese, molte delle quali sono in crisi, si sono indebitate a causa di questi disagi. Molti hanno chiuso, non sono state minimamente considerate, neppure per dei minimi sgravi che comunque avrebbero potuto prevedere.